Salve a tutti, siamo con una nuova puntata di Oltre la Psiche. Questa sera abbiamo come ospite la dottoressa Federica Scarponi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell'alimentazione. Grazie Federica per aver partecipato a questa nostra intervista, chiamiamola così. Buonasera a tutti, anzi grazie a voi per l'opportunità. Questa puntata la dedicheremo ai disturbi dell'alimentazione. Federica, innanzitutto, quali sono i disturbi più importanti dell'alimentazione? Beh, innanzitutto terrei a precisare che i disturbi alimentari sono molteplici, dai più conosciuti ai meno conosciuti, e che, come definito anche dall'OMS, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un vero problema di sanità pubblica. Questo perché? Perché comunque sta aumentando il tasso di incidenza e sta diminuendo invece l'età di insorgenza. I disturbi alimentari più conosciuti sono sicuramente l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il BED, che sta proprio per Binge Eating Disorder, cioè disturbo d'alimentazione incontrollata. Questi tre tipi di disturbi comunque sono accomunati dal fatto di avere un'origine psicosomatica e quindi sono sicuramente, o meglio nella maggior parte dei casi, una manifestazione di un disagio psicologico, e sono poi accomunati anche dal fatto che la cura, o meglio il trattamento, deve essere multidisciplinare, e cioè devono intervenire più figure, quindi la figura dello psicologo, a volte purtroppo anche dello psichiatra, del nutrizionista e del medico, soprattutto nel momento in cui la salute fisica e mentale del soggetto che soffre di tali disturbi è messa comunque a dura prova. Sono disturbi comunque che, come ho già detto, riflettono un disagio interno, quindi un disagio psicologico, per cui sono estremamente influenzati da fattori ambientali, da fattori sociali, e sono per lo più frequenti a livello infatti dei paesi industrializzati, e quindi influenzati anche da tutti quelli che sono i mass media, da quella che è la pubblicità e quindi il mito in generale di un corpo perfetto. Federica, tu hai parlato di più persone coinvolte nell'iter sanitario. Quindi, come avviene il trattamento di questi pazienti? Beh, di sicuro il trattamento è diverso in base alla gravità della patologia e quindi del disturbo, per cui si passa da trattamenti a livello ambulatoriale, in cui il soggetto può essere trattato comunque a livello di ambulatorio, e invece a trattamenti in centri comunque specializzati, che sono ormai diffusi anche in tutta Italia, in cui il paziente viene generalmente ricoverato per un periodo variabile e viene ricoverato solo nel 10% dei casi per sua spontanea volontà. Tutto il resto delle volte è un ricovero, diciamo, forzato, quando la salute è comunque letteralmente compromessa. Quindi, ad esempio, nel caso dell'anoressia, quando il peso diventa comunque il peso è bassissimo, addirittura ci sono soggetti che arrivano ad un peso anche intorno ai 30 kg e quindi ad un'alimentazione in questo caso forzata tramite sondino, ecco che il trattamento ambulatoriale non basta più e quindi si richiede per forza un ricovero in questi centri specializzati, in cui poi l'equipe si occupa di una riabilitazione sia a livello psicologico sia a livello nutrizionale, e poi tutte quelle che sono invece le cure mediche in base al grado di compromissione della salute. Come si differenziano i principali disturbi dell'alimentazione che prima dicevi? Sì, ogni disturbo ha comunque delle caratteristiche, dei criteri diagnostici. Per quanto riguarda l'anoressia nervosa, che forse è anche quello un po' più conosciuto, diciamo che la caratteristica tipica saliente è appunto il rifiuto del cibo e quindi il rifiuto di mantenere un peso nella norma, o addirittura l'estrema paura di aumentare di peso, anche quando il peso è comunque, o meglio, quando il soggetto è sottopeso. Il soggetto anoressico generalmente ha un pensiero totalizzato sul cibo, soffre di iperattività e quindi estrema attività fisica e di perfezione, e riduce quello che è il suo quantitativo alimentare, quindi l'introduzione di cibo, fino ad una perdita di peso veramente eclatante.
Ci sono danni più o meno gravi anche nel caso dell'anoressica, che possono riguardare osteoporosi, alterazione del ritmo cardiaco, caduta dei capelli, danni renali, deplezione dei grassi, cioè una massa grassa che va al di sotto della norma, che può comportare poi, come abbiamo anticipato, proprio un'alimentazione purtroppo forzata. Ora, nell'anoressia, come pure negli altri due tipi di disturbo, la forma del corpo e quindi l'immagine corporea e il peso sono al centro dell'attenzione del soggetto che ne soffre e soprattutto sono alla base dell'autostima. Quindi nel caso dell'anoressia, se sono magra valgo, altrimenti non valgo. Per quanto riguarda invece la bulimia nervosa, è un disturbo ugualmente abbastanza frequente, caratterizzato invece da quello che sono delle abbuffate, le abbuffate che il soggetto svolge per un periodo che può andare almeno che per un periodo di almeno due volte a settimana per circa dai 3 ai 6 mesi. Ora, queste abbuffate hanno delle caratteristiche, in particolare il fatto che il soggetto riesce a mangiare in un periodo di tempo limitato, ad esempio 2 ore, un quantitativo di cibo che altre persone in circostanze simili comunque non mangerebbero. La bulimia può essere di due tipi, cioè con condotte di eliminazione, e cioè il soggetto mette in atto condotte tipo il vomito autoindotto, l'abuso di lassativi oppure l'abuso di diuretici, o senza condotte compensatorie, cioè il soggetto cerca sempre di evitare l'aumento di peso attraverso però il digiuno oppure l'estrema attività fisica. Anche nel caso della bulimia nervosa, comunque, le conseguenze a livello salutare sono molteplici, quindi ad esempio l'erosione dello smalto per il vomito, oppure problemi a livello esofageo, a livello gastrico, squilibri elettrolitici, alterazioni intestinali che possono comportare ad un malassorbimento delle sostanze nutritive e quindi di conseguenza ad una malnutrizione. Per quanto riguarda invece il BED o disturbo d'alimentazione incontrollata, è caratterizzato da delle abbuffate piuttosto simili a quanto si verifica nel caso della bulimia, ma con una frequenza più o meno incidente, e di solito si dice, o meglio si fa diagnosi di BED quando queste abbuffate avvengono per 2 volte a settimana per un periodo questa volta di 6 mesi. Nel caso del BED non si mettono in atto, il soggetto non mette in atto condotte compensatorie come il vomito autoindotto oppure l'utilizzo di lassativi e diuretici, però cerca di evitare l'aumento di peso attraverso il digiuno, l'attività fisica a volte anche estenuante, e soprattutto cerca di intraprendere diete nella maggior parte dei casi, come si dice in gergo, strampalate. La differenza poi tra l'anoressia nervosa e gli altri due disturbi sta nel fatto che il soggetto anoressico è comunque visibile, no? È oggettiva l'anoressia, perché comunque la perdita di peso è visibile, mentre nel caso della bulimia e del BED il soggetto può essere o in normopeso o in leggero sovrappeso oppure obeso, quindi diciamo che a livello oggettivo è molto più difficoltosa la diagnosi, anche se in realtà in tutti e 3 i casi la difficoltà sta proprio nel fatto che il soggetto a volte non è consapevole di soffrire di tale disturbo, a volte non lo accetta e nella maggior parte dei casi offre tanta resistenza nella ricerca dell'aiuto, nonostante esistono comunque numerosi centri specializzati e anche delle associazioni di aiuto, no? Tu hai parlato di questi 3 disturbi molto bene, Federica. Hai qualche dato riguardo la diffusione nella popolazione italiana? Sì, diciamo che in Italia
più di 3 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari, di cui oltre 2 milioni sono comunque ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Questa infatti è la fascia di età di insorgenza e il dato preoccupante è che l'età di insorgenza sta appunto diminuendo. Ci sono infatti soggetti che soffrono di disturbi alimentari anche in tenera età e quindi intorno agli 8 e ai 9 anni. L'anoressia nervosa ha una, possiamo dire, una percentuale di diffusione che va dallo 0,5 all'1%, per la bulimia nervosa invece dall'1 al 4% e per il BED invece dal 5 all'8%. Volevo concludere, Federica, chiedendoti una cosa. Abbiamo parlato di mangiate, di anoressie, di bulimie. Adesso parliamo anche delle persone che stanno bene. Quali sono invece le percentuali di persone che sono in remissione dopo questi disturbi? I dati epidemiologici in questo caso, seppur non veritieri diciamo al 100%, perché comunque, come ho già detto, tantissime persone che soffrono di tali disturbi non chiedono aiuto, diciamo che dagli 1 ai 3 anni dall'insorgenza del disturbo circa il 25% delle persone sono in remissione, mentre saliamo al 75% di soggetti in remissione dopo i 7-8 anni dall'insorgenza del disturbo stesso. Ringraziamo a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, sempre con Oltre la Psiche. Ciao a tutti.